Buongiorno a tutti, sono Serena Arnaboldi, sono attualmente postdoc presso il gruppo dei nanosistemi analitici del professor Alexander Kuhn all'Università di Bordeaux e il lavoro che mi ha permesso di arrivare in finale al Premio Levi 2019 è un lavoro che è stato svolto presso l'Università degli Studi di Milano nel laboratorio della professoressa Mussini ed è stato poi pubblicato sulla rivista Chemical Science. Questo lavoro prevede lo sviluppo di superfici elettrodiche artificiali a base tielicenica altamente antiselettiva da impiegare per la separazione dal punto di vista elettrochimico di enantiomeri di probe chirali, anche di interesse farmaceutico. La chiralità dal greco chair, mano, è la proprietà di un oggetto di esistere in due forme speculari, dette enantiomeri. La maggior parte delle molecole presenti in natura, importanti per la nostra vita, sono in chirali. Per questo motivo è necessario saperne separare gli enantiomeri. Questa separazione può avvenire in un ambiente enantiopuro. Quindi in questo contesto si colloca la mia ricerca che prevede lo sviluppo di superfici elettrodiche enantioselettive artificiali in grado di discriminare e quantificare gli enantiomeri di una lita chirale. E questo obiettivo è particolarmente accattivante in campo elettrochimico. Infatti sono già stati eseguiti diversi tentativi di separazione, che però presentano diversi punti deboli, come la differenziazione in termini di intensità di corrente tra gli enantiomeri dell'analita chirale, la specificità della superficie che è sintetizzata, le procedure sono sofisticate e costose e il film che si ottiene è molto fragile. In questo contesto abbiamo deciso di sviluppare delle superfici elettrodiche altamente enantioselettive, sfruttando il concetto della chiralità inerente. La chiralità inerente è una proprietà pervasiva della molecola e in questo caso il materiale che è inerentemente chirale presenta la caratteristica in cui sia la chiralità che le specifiche proprietà del materiale stesso devono originare dallo stesso elemento strutturale, quindi sono strettamente collegate. Per questo motivo, inoltre, durante l'elettroligomerizzazione la chiralità viene propagata come se fosse un fusillo. In questa slide ho rappresentato le strutture chimiche degli enantiomeri di partenza del MEP tielicene che sono stati poi utilizzati per l'ottenimento delle superfici elettrodiche chirali. I tielicene sono delle molecole che sono costituite dall'alternanza di anelli benzenici e tiofenici e in particolare in questo caso abbiamo utilizzato il 7 tielicene, quindi con 7 anelli aromatici. La barriera di racemizzazione è sufficientemente alta da permettere l'ottenimento dei due enantiomeri e poi l'elettroligomerizzazione può essere effettuata perché le strutture posseggono due posizioni alfa omotopiche. Queste strutture inerentemente chirale hanno come elemento stereogenico l'elica, da qui la rappresentazione delle scale di Escher sul fondo. L'elettroligomerizzazione quindi di questi due monomeri enantiopuri M e P tielicene porta a due superfici elettrodiche estremamente enantioselettive. Qui ho riportato l'esempio dell'enantioselezione in presenza di L e di DOPA. La separazione è di circa 200 millivolt ed è soprattutto speculare se viene utilizzato la superficie elettrodica con configurazione opposta. Inoltre sono stati eseguiti altri test di enantioselezione, non solo in presenza della L-DOPA, ma anche LD-DOPA, ma anche in presenza di LD-tirosina o in presenza di un probe ferrocilico, dove la separazione è addirittura di 250 millivolt. Quindi diciamo che questo concetto è di generale validità. Inoltre, per finire, queste superfici enantiopure tielicene sono state impiegate anche per applicazioni in spintronica. Come potete vedere, a seconda dell'orientazione nord-sud del magnete, si ottengono differenziazioni del segnale della coppia ferro-2-ferro-3. Questo fenomeno può essere giustificato, diciamo, considerando l'effetto combinato del campo magnetico interno intrinseco dello strato chirale con il campo magnetico esterno che viene applicato. Quindi vorrei sottolineare che comunque questo lavoro mi ha permesso di pubblicare su diverse riviste anche ad elevato impatto e inoltre mi ha permesso di stabilire questa collaborazione con il professor Alexander Kuhn, prima come visiting scientist e adesso come postdoc. E in questo momento mi sto occupando appunto di utilizzare sempre queste strutture inerentemente chirali, però in esperimenti di bipolar electrochemistry, lavorando sempre nel campo dell'elettroanalisi enantioselettiva.